Andrea Poggio. Ginevra in arte? Guinevere. Benissimo, quindi abbiamo risolto l'arcano della pronuncia una volta per tutti. Bisogna ascoltare Guinevere di Crosby, Stills & Nash. Quando ero piccola, mio papà me la cantava sempre con la chitarra e mi diceva: quando un giorno tu farai la cantautrice, sarai sul palco, il pubblico ti chiamerà Guinevere, Guinevere. Allora io, con i miei occhi da bambina che sognava il suo futuro, l'ho un po' portato dentro, poi quando ho dovuto scegliere il mio nome. Ma mi dà la sensazione di una pancia questo teatro. Una pancia grande, calda, una piccola placenta. Poi non so se noti anche tu che ogni volta che si suona o si canta o si porta un atto artistico creativo all'interno di uno spazio, lo spazio fa tantissimo, no? Spazio, il pubblico inevitabilmente, la vicinanza del pubblico. Mi sembra di capire però che tu il teatro alla fine lo conosca meglio di me. Una storia buffa da raccontare è che io sono stata concepita nel camerino dell'Out-Off, che è un teatro di Milano. Sì, io sono proprio nata in teatro, concepita in teatro, ho vissuto tantissimo quell'ambiente, l'ho dovuto odiare, ho passato una fase della mia vita in cui io detestavo gli attori, i registi, il teatro, il palcoscenico, eccetera, eccetera. E poi quando mi sono trasferita da sola, precocemente, perché avevo 14 anni, lì mi ci sono riavvicinata molto spontaneamente, mi sono presa il mio tempo per apprezzarlo di nuovo. Ci vediamo il 13 aprile al Teatro Filodrammatici di Milano. Per una notte magica, prima che mi ami.